Ci troviamo a Caltanissetta al presidio di Corso Umberto del Movimento dei Forconi, lo ricordiamo, prosegue la raccolta firme. Nel frattempo un documento con la piattaforma rivendicativa è stato approvato dal Consiglio Comunale di San Cataldo e martedì prossimo alle 9.30 si riunirà anche il Consiglio Comunale di Caltanissetta per esaminare il documento. Poco fa abbiamo concordato con il Presidente del Consiglio che martedì mattina ci sarà questo Consiglio Comunale, li invitiamo anche i consiglieri, invitiamo i cittadini, ma si chiama calma, si discute dell'avvertenza regionale, scendere sulla problematica locale, ce ne sono un'infinità, poi nelle sedi opportune vanno fatte anche quelle discussioni, però non mischiamo capra e cavoli che si va a fare solo confusione. Noi l'abbiamo sempre ribadito e vogliamo rispondere a chi ci dice che stiamo facendo solo nei comuni dove si va a votare. Noi abbiamo tutta la Sicilia, c'è il 60-70% dei comuni siciliani, al di là che si vota o che non si vota, che stiamo mandando avanti una nostra avvertenza. Allora, laddove la gente ha la capacità e la maturità di capire, capisce che non c'è strumentalizzazione. Laddove c'è qualcuno che purtroppo non ci arriva, mette in campo che noi stiamo strumentalizzando. Adesso state andando a Catania, incontrerete Mariano Ferro, gli altri componenti del Movimento dei Forconi, pensate quindi di cambiare strategia? Ma vedi, io ho sempre detto, quando tu scendi in guerra c'è da vedere da come si comporta l'avversario, devi reagire. Allora, siccome il nostro avversario politico sembra che sia morto, dobbiamo vedere se sta gente ancora viva in Sicilia, se ha intenzione di dare risposte, come vuole muoversi. Credo che dobbiamo dare una stuzzicata alla politica, perché non ci basta più la pacca sulla spalla e la loro solidarietà. Noi abbiamo detto che vogliamo i fatti. Allora, la politica ha avuto il tempo per fare, non ha fatto, abbiamo dato ancora la possibilità di fare, si devono attivare, se, altrimenti poi il popolo diventa incontrollabile e le responsabilità sono solo loro, non sono né del Movimento del Forcone né della gente che reagisce. Purtroppo è l'istinto naturale dell'autodifesa. Allora, siccome noi, le nostre aziende le stanno rovinando, le nostre famiglie sono rovinate perché le aziende si rovinano, non si può garantire più il lavoro a nessuno, abbiamo l'oppressione della Seret, abbiamo lo statuto siciliano che non viene applicato dopo 63 anni, che potrebbe essere uno strumento per poter dare un po' di ossigeno a quella che è la nostra situazione. Allora, davanti a tutti questi problemi noi purtroppo dobbiamo reagire.